Dopo polemiche e ritardi è nata la giunta Trantino. Soddisfazione per l'MPA che vede due assessori in squadra. Siamo pienamente soddisfatti del fatto che l'MPA è rappresentata in giunta da due elementi di elevata professionalità e di grande capacità amministrativa come Alessandro Porto e Bruno Bruccheri. Siamo anche soddisfatti di quelle che sono le deleghe che sono appunto assegnate ai nostri uomini in giunta, l'energia in modo particolare ai servizi sociali che rappresentano elementi strategici per lo sviluppo di una comunità come quella catanese, a cui teniamo tanto e rispetto alla quale abbiamo dato un grande contributo, non solo appunto elettorale, ma anche qualificante, in termini di uomini che riusciamo anche a collocare in consiglio comunale. Siamo qui a testimoniare l'insediamento della nuova giunta, il Movimento per l'Autonomia, dico, entra nella giunta di governo con due profili di esperienza politica e amministrativa piuttosto importanti. Siamo convinti di poter rilanciare la sfida per Catania insieme e in collaborazione con il sindaco Enrico Trantino, che in questi giorni ha dimostrato grande saggezza anche nell'ascolto nei confronti dei partiti sulla composizione della giunta. Ci attendono momenti importanti per la città è in attesa di risposte concrete, uno su tutte la sicurezza, il problema dei rifiuti, le politiche sul territorio. Questi sono i punti più importanti che affronteremo insieme e sono convinto che i risultati saranno evidentemente visibili e quindi ci sarà un riconoscimento importante da parte dei cittadini.